la mia trasmissione col mio pubblico, Pamela. Ho capito, il tuo pubblico non è solo il tuo. Cavolo, che è anche il tuo. Allora. E anche il tuo. Non ti questo sento non è un tribunale, ma certo che te no. Te l'ho detto già prima. Ovviamente sono venuta, no. Sono venuta. Ma io ti faccio delle domande semplici, Pamela. Non voglio rispondere a nessuna domanda, Barbara, ti prego. E allora sei venuta qui a dire ciao? Certo. Ah, ok. Eh sì, a dire ciao. Bene, scusate, davvero pubblico, io vi prego. Ho detto faccio entrare Eliana. Vado via perché non voglio più rispondere a nessuna domanda. Ma non grazie. Te le ho neanche fatte. No. No. Ok, perfetto. Avete in affido due bambini. Non voglio parlare dei bambini. Tu? Non voglio parlare di cose personali, private. Ma come non vuoi parlare di cose personali? Ma sei sono venuta cose in televisione nostre. A non certo che ti con lui. È vero che hai avuto le minacce con l'acido? Non voglio parlare di queste cose. Okay. Ma che oh, ma pubblico, per favore, veramente. Il mio programma è sotto testata giornalistica. Va benissimo. E tutto ciò capito. Che riguarda la cronaca io lo tratto. Primo. Ok, perfetto. Secondo. La cronaca, addirittura. Certo, la cronaca. La cronaca, Pamela, okay. Ma tu ti rendi conto? Per esempio, la prima cosa che vorrei chiederti, non è una cosa cattiva, tu di questo premio dell'Albania ne sai qualcosa? Te l'ha raccontato? L'hai visto? Non l'hai visto? State insieme? Che vuol dire? Non è che devo sapere tutto per forza del mio compagno. Stavi per sposartelo, Pamela. In Italia ci sono anche delle persone intelligenti, questo dico. A me dispiace moltissimo, anzi non me ne frega niente che tu pensi che io sia stupida. Vorrei educatamente salutarti, salutare il pubblico e andare. Posso? Ok, se preferisci questo, certo. Certo. Poi. Va bene? Okay. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, Pamela. Molto.